L'ultimo disco e mi fermo, ancora un altro annuncio di ritiro dalle scene da parte di un artista all'apice del successo. Si tratta di Mr. Rain. Troppe pressioni, se non fai una canzone dopo l'altra vieni subito dimenticato, dichiara il cantautore bresciano al Messaggero, intenzionato a fermarsi per almeno 2 anni e mezzo. Camminerò a un passo da te. Lo scorso anno il brano Supereroi guadagnò il 3º posto, quest'anno con 2 altalene il 32enne si è invece piazzato al 17º posto, una classifica che però non avrebbe influito sulla sua scelta di fermarsi temporaneamente. Poi il riferimento al coraggio dell'amico e collega San Giovanni, che ha annunciato lo stop annullando disco e concerti. Non sta vivendo un bel periodo, si sta isolando e mi spiace, cerco di fargli sentire la mia vicinanza, racconta al quotidiano. Il mio era un invito a preservare la propria salute, perché mi sono reso conto davvero che, cioè, al di là dei momenti belli e dei momenti brutti, se non stai bene non riesci a goderti niente. Arrivano come un fulmine a ciel sereno le parole di San Giovanni pochi istanti dopo la sua esibizione a Sanremo. Tanti gli artisti che gli hanno dimostrato solidarietà, da Madama a Fiorella Mannoia, da Emma a Diodato fino a Tananai, in pausa dopo 2 anni intensissimi. Tra i primi a scrivergli Tiziano Ferro, come lui, costretto ad uno stop momentaneo per via di un periodo difficile. Un anno un po' particolare e ultimamente non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica. Il cantante Gammon esorta San Giovanni ad ascoltare i suoi bisogni, ma lancia anche un duro attacco al mercato discografico. L'industria musicale fa più danni di quelli che si vedono, dichiara il rapper. Mr. Rain, San Giovanni, Tiziano Ferro scelgono senza vergogna di fare un passo indietro per rimettere a fuoco se stessi, insegnando ai loro milioni di fan quanto parlare delle proprie fragilità sia imperativo di forza e coraggio.